Bentrovati cari amici di Padre Pio TV con Vangelo Giovane, anche quest'oggi insieme, con Donna Zareno Galullo. Donna Zareno, bentrovato, bentrovato buon pomeriggio. Bentrovato anche a te, Francesco. Bentrovati anche ai nostri amici e amiche telespettatori e telespettatrici. Beh, Donna Zareno, non potevamo non incentrare la nostra attenzione eh, su oh, questa settimana importante che abbiamo vissuto, la settimana dell'unità di preghiera sì. eh, per l'unità dei cristiani, ecco, questa settimana di preghiera che ci accompagna, ci accompagna ormai da diversi anni, eh, che ha visto diversi pontefici in prima linea. Ricordiamo tanti eh, momenti importanti che abbiamo, abbiamo vissuto, eh, e mi torna subito in mente eh, un emblematico incontro di Giovanni Paolo II ad Assisi che ha accompagnato anche eh, attraverso lo spirito d'Assisi la, la culla del francescanesimo ecco, per la pace eh, e soprattutto questa unità eh, tanto, eh, tanto richiesta. Da, 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 da parte di tutti. Sì, eh, diciamo che questa settimana è una settimana che dovrebbe aver ricordato ai nostri, a tutti i cristiani, quindi non solo ai cattolici, ma a tutti i cristiani, che è un dovere la preghiera in comune. Se non altro in risposta anche a quello mh, che è stata la preghiera di Gesù. Eh, al padre. Padre, ti prego affinché siano una cosa sola. Quindi questo è possiamo dire il, il punto fondamentale di questa settimana di preghiera dei cristiani, ritrovarsi insieme a pregare. E so, sappiamo che in tutto il mondo ci sono state in questa settimana tantissime iniziative di preghiera comune. Anche perché questa settimana per l'unità dei cristiani è iniziata ad opera dei gruppi pentecostali e battisti negli Stati Uniti, negli, agli inizi del secolo, quindi i cattolici sono venuti un po', un po dopo. Eh, questo, se da un lato potrebbe sembrare a noi quasi strano, però è anche un bene, perché noi dobbiamo essere anche autocritici, non sempre eh, abbiamo saputo cercare il dialogo con le, le altre confessioni. Possiamo dire che grazie anche agli ultimi pontefici, ma anche perché c'è stata l'evoluzione un po' della mentalità e quindi l'apertura, i contatti, adesso poi che, che la terra è diventata un villaggio globale grazie anche alle comunicazioni rapide e immediate, i social network, ecco possiamo dire che è, è, è più frequente sentire che cristiani di diverse estrazioni e anzi di diverse, meglio, confessioni si ritrovano insieme per la preghiera comune. Potremmo dire anzi che, che l'ecumenismo spirituale arriva prima dell'ecumenismo, quello fatto dai vertici, quello in cui vanno, eh, non so, sono andate tutte le questioni, quello cioè che divide, le, le problematiche che hanno portato alle separazioni, eccetera. C'è l'ecumenismo spirituale che è molto importante, anzi io ho colto anche nelle parole di Papa Francesco che questa è la linea da seguire, cioè andare avanti per un ecumenismo spirituale, che è un ecumenismo fatto davvero dell'amicizia. Dell per cui se, se io sono amico a delle persone di un'altra confessione cristiana, Ecco, nulla mi vieta di pregare insieme, eh, nulla mi vieta di poter condividere insieme dei momenti di preghiera. Ebbene, allora ricordiamo a tutti voi che avete sempre diverse modalità per contattarci e per eh, far sentire la vostra attraverso i social network, ma anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica, vangelo giovane, e il nostro numero di WhatsApp 38024-18311. Ma oggi, in un certo qual senso, vogliamo anche un po' riflettere su quella che è stata questa, anche questa, in questo importante momento di preghiera. E eh, passando anche ad una domanda eh, legata alla nostra famiglia. Ecco, quanto preghiamo noi in famiglia? Bisognerebbe eh, chiederlo alle famiglie, però, secondo l'esperienza diciamo, nostra italiana, nelle nostre famiglie si prega molto poco. poco. Si prega poco e quel poco si prega male, eh, ma non per essere pessimisti: è proprio una, un dato di fatto: si prega poco in famiglia, sono poche le famiglie che pregano insieme. Ci sono famiglie che pregano, quindi possiamo dire famiglie che per esempio appartengono a percorsi particolari. Immagino, penso non so, alle famiglie per esempio neocatecumenali, uh -huh. forse sono quelle che in Italia mh, maggiormente diciamo, pregano insieme come famiglie. Famiglie so, appartenenti ad altri cammini, penso al rinnovamento dello spirito, al rinnovamento carismatico. Ma tanto spesso però non si sente che le famiglie pregano in famiglia. Non so per esempio il rosario in famiglia, la preghiera. Prima dei pasti, la preghiera prima del, della buonanotte, quando magari ci sono anche dei bambini più piccoli. Diciamo che sono piccole cose che avrebbero un po' recuperate, soprattutto in questi tempi in cui rischiamo di diventare molto deboli anche nel pensiero religioso cristiano-cattolico. Diventiamo deboli, quasi quasi favoriamo il pensiero eh, diciamo annacquato in tutte le religioni. Ecco, anche nel dialogo, noi non possiamo perdere una identità, e l'identità del cristiano, e l'identità soprattutto del cristiano cattolico. Si rafforza con la preghiera, si vede nella preghiera uno che, dica, che dice di essere cristiano e però non prega è un modo per dirsi cristiano, ma non lo è davvero fino in fondo perché poi è la preghiera anche che spinge all'azione ed è anche la preghiera che giustifica l'azione. Tanto spesso abbiamo detto, ma eh, l'azione è preghiera eh, oppure l'essere famiglia il, è già una preghiera. No, non è così. L'essere famiglia ha bisogno della forza che viene anche dalla preghiera. La preghiera, anche il nostro San Pio ci aiuta un po' a, a ricordare, a fare memoria, ma allo stesso tempo ci dice quanto è importante la preghiera, lui che è stato un uomo che ha pregato sempre eh, e non per sé ma per gli altri, eh, o, o per, ecco, per, per Padre Pio, ma poi vado subito a, al serafico Padre San Francesco per ricordare lo spirito di Assisi, l'uomo fatto preghiera, proprio preghiera, in, proprio in, tutto preghiera in tutto se stesso. E ci fa un po' anche eh, ritornare a, a pensare, ecco come tu hai sottolineato, questi piccoli momenti di preghiera eh, durante prima dei pasti o la sera o al mattino, anche un semplice segno di croce, eh, ma eh, diminuiscono sempre di più questi momenti. Ehm... Eh, di, che in un certo senso eh, riuniscono la famiglia. Esatto. Eh, noi conosciamo tante famiglie, sappiamo di tante famiglie che attraverso Telepadre Pio, attraverso il Rosario ad esempio, faccio un esempio eh, legato al Rosario delle 20 e 45, in molti, insieme, davanti alla TV, eh, col diva, sul divano, recitano il Rosario con Padre Pio TV, lo fanno ta in tanti sì, sì. Eh, e diventa un momento anche per, per stare insieme. Però purtroppo Don Nazareno eh, a volte in tante famiglie, quelle famiglie che vedi super attive in parrocchia, in prima linea a dare una mano agli altri, ma poi eh. tu ti accorgi che all'interno della propria famiglia ci sono delle fratture. Non è sempre così, a volte però... Con i figli, però spesso capita, per si esempio... Fa fatica. Sì, è vero, molto spesso capita che ci sia una frattura tra genitori e figli per, per, per sulle scelte di preghiera sulle scelte di vita cristiana sulle scelte fondamentali della propria fede e quindi eh, sì ne sentiamo tante a volte eh, i figli hanno anche delle reazioni che sono veramente in questo caso uguali e contrarie a, a, alla fede dei genitori questi genitori che tante volte premono e spremono e Espremo i figli per la preghiera, poi ottengo il risultato contrario. Insomma, la famiglia è una questione molto delicata. Io credo che si ritornerà alla preghiera in famiglia quando. Le famiglie si guarderanno attorno e si ritroveranno davvero povere, dove la povertà non è la povertà materiale ma questa povertà spirituale. E mi sa che sono arrivati questi tempi, questi tempi in cui le famiglie sono povere, cioè sono povere di contenuti, poveri, povere di, di, di tempo di relazione. Nelle famiglie di una volta il tempo di, della relazione era molto intenso e quindi anche la preghiera entrava, diciamo, eh, come non dico cosa fondamentale, ma una cosa abbastanza importante, non dico fondamentale perché non lo so, ma sicuramente era molto importante la preghiera in famiglia. Oggi diventa più importante che i figli vadano alla messa, che i genitori vadano ai loro gruppi di preghiera, piuttosto che alla catechesi. Già questo sarebbe un punto importante, per esempio puntare sulle catechesi familiari. Una catechesi nelle famiglie, proprio nelle case, gruppi di famiglie che si trovano insieme, già questo può dare un grande slancio. Noi abbiamo dato tanto tempo in questi ultimi 30 anni, molto alla catechesi per i giovani, alla catechesi per i bambini, alla catechesi per gli adulti, ma dire catechesi familiare insomma, è un termine mh, poco, poco, poco usato proprio perché è stata eh, messa un pochino come secondaria, invece puntare proprio sulla famiglia. D'altronde Giovanni Paolo II questo fece, vuole addirittura creare un istituto di teologia pastorale per la famiglia eh, che si trova presso l'Università della Terranenza, proprio uh -huh. a dire che la famiglia è una cellula, la cellula più importante della, della Chiesa. Don Nazareno, noi andiamo virtualmente a Lecce con Fra Ruggero con il suo Connessi ma Liberi e poi torniamo nuovamente insieme parleremo di una bella esperienza di preghiera, il rosario in una famiglia, andiamo nella diocesi di Arezzo con uno, uno spunto che ci dà eh, Tele San Domenico eh, attraverso i luoghi della fede ci fa conoscere questa bella esperienza della diocesi di Arezzo. Pace e bene a tutti, cari amici di Teleradio Padre Pio, che ci seguite in questa rubrica ormai familiare di settimana in settimana. Connessi ma liberi. Questo vogliamo essere nel mondo digitale. Persone che usano la tecnologia, che si lasciano coinvolgere, connettere, ma pur mantenendo la loro libertà, libertà intellettuale, libertà di coscienza, libertà di discernimento. Ebbene, la tecnologia non va certamente demonizzata perché non è la fonte di tutti i mali. La fonte del male è purtroppo nel cuore dell'uomo, è purtroppo nel peccato che ci condiziona. Ma neanche dobbiamo essere ingenui da pensare che tutto sia buono, che ogni sviluppo tecnologico non abbia delle conseguenze sul nostro modo di essere o di pensare. E allora la tecnologia... E la dobbiamo sicuramente usare anche per l'evangelizzazione. Ecco, vedete: qui siamo di fronte ad un bellissimo portale barocco e abbiamo due grandi santi, le colonne della nostra fede, cioè Pietro e Paolo. Ebbene, loro hanno utilizzato gli strumenti del loro tempo per diffondere il Vangelo. Hanno utilizzato le strade, hanno utilizzato le lettere, ma soprattutto loro creavano relazioni. Allora, questa è stata la forza del cristianesimo: usare gli strumenti che erano a disposizione nel loro tempo, ma creare relazioni. Allora, oggi noi anche possiamo utilizzare la tecnologia, possiamo utilizzare gli strumenti di cui disponiamo. Ma non possiamo pensare che, per esempio, evangelizzare consista nell'inondare di messaggi religiosi i social network oppure i nostri amici o i siti e quant'altro. No. Evangelizzare significa creare relazioni. Allora, la tecnologia ci può aiutare a creare delle belle relazioni umane, delle mh, situazioni nelle quali noi possiamo vivere con gli altri, scambiare sentimenti, scambiare eh, rob diciamo un approccio fisico, ma anche un approccio digitale, a distanza, purché il digitale non, come dire, non ci separi dagli altri, non possiamo vivere il digitale ignorando gli altri, ma piuttosto sia un modo per diventare prossimi a tutti quelli che ci circondano. è nata l'idea appunto di ritrovarsi come si faceva anche anticamente proprio eh, al focolare domestico e eh, recitare il rosario l'iniziativa si sì, è partita da, dal nostro parroco proprio in questo periodo circa dieci anni fa no anzi esattamente dieci anni fa mi ricordo nel mese di ottobre durante la messa alla fine eh, prima della benedizione finale disse sarebbe una bella cosa visto che è il mese mariano riprendere questa bella pratica di pietà cristiana, di pregare insieme il rosario nelle famiglie. Se qualche famiglia volesse fare come nel passato, unire magari i vicini, chiamare gli amici, i parenti e fare questo rosario insieme, periodicamente sarebbe una bella cosa. E se c'è qualche famiglia che dà la disponibilità, ma eh, io lì per lì con mio marito dico ecco, bella questa cosa, in effetti nel passato insomma tempo dei, dei miei nonni, dei miei genitori, insomma, questi, questi racconti di pregare appunto, la veglia insieme e poi pregare il rosario prima di dormire. Dico, ma dico, vogliamo dare? Dice, certo, dice, un impegno, pensiamoci bene, perché insomma, poi un impegno va ma, mantenuto nel tempo. Né? E comunque questa cosa ci piacque. E dicevamo a Don Francesco, il nostro parroco della Chiesa di Santa Croce, che eravamo disponibili. Poi ci sono state anche altre famiglie, cioè sono altre famiglie nella parrocca che portano avanti questo, questo piccolo progetto insomma, di pregare in comunità insieme. È una cosa molto bella perché dieci anni fa noi abbiamo tre figli, i nostri bambini erano molto piccoli, i nipoti ancora più piccoli e mi nipoteva a quattro anni, mi ricordo, diceva, ave mamma mia, piena di grazia, non riusciva neanche quasi a... E perché lo facciamo recitare ai bambini, questo, che poi sono cresciuti, adesso sono adolescenti, alcuni maggiorenni. E mh, piano piano, appunto, con i vicini, con, con gli amici, la casa si riempiva e per, settimanalmente da allora, grazie a di Dio, perché insomma portiamo avanti questo piccolo cenacolo di preghiera. Dopo eh, questi dieci anni è cambiato qualcosa eh, nell'iniziativa? Vi siete eh, quasi insomma, eh, evoluti? Come funziona? Cioè, tutte, eh, le, eh, tutti i giorni della settimana eh, vi riunite da un'unica famiglia o ci sono eh, varie famiglie che appunto danno la loro disponibilità? No, siamo mh, partiti subito con una volta alla settimana e così abbiamo mantenuto, perché poi insomma è... Il lavoro, la scuola non è facile, le persone cioè, noi le accogliamo, però gli altri si devono spostare da casa a portare i bimbi piccoli. Inverno, nevica, piove e insomma a volte manca una persona, due, però il, eh, il cenacolo è sempre rimasto pieno di, 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 di presenze e è stato frequentato insomma, assiduamente. E, e, anzi, il primo anno eravamo così entusiasti, questa cosa ci cioè, ha così legato, unito insomma. E, Proprio abbiamo imparato a pregare insieme, io non sapevo neanche pregare insieme, pregavo come è scritto nel Vangelo di San Matteo, quando tu preghi vai nella tua stanza, Dio che vede nel segreto. E quindi pregare insieme era molto bello, facciamo un canto, poi questo rosario. E durante questo primo anno, eh, alla fine, Don Francesco, che veniva tutte le, le settimane, poi piano piano, lui non è che può seguire già adesso a due parrocchie, quindi gli impegni sono raddoppiati e poi ci sono, ripeto, un altro cenacolo o due, quindi andare... Spostarsi dopo aver già fatto due messe e pregato il rosario in chiesa, insomma, dice potete continuare perché la, chiesa, la, la casa, la famiglia è la chiesa domestica, quindi non c'è bisogno che ci sia il sacerdote sempre. Lui viene all'inizio, quindi questa sera ci sarà con noi. Iniziamo solitamente il 7 di ottobre, il giorno della Madonna del Rosario. E poi proseguiamo da soli. Però quell'anno, che era l'inizio, insomma, per noi è un'esperienza nuova, Don Francesco aveva una parrocchia sola, era più libero e veniva tutte le settimane. Si arriva verso il mese di aprile e ci dice: sarebbe bello poter, nel mese di maggio, che è il mese mariano, anche quello, poter portare fuori una statua della Madonna e pregare tutti insieme fuori come testimonianza e anche come. Ehm, e anche come per, perché le persone possono venire insomma, da più luoghi senza farsi lo scrupolo, se non conoscono, di venire in casa. Quindi magari scendono dalle case e si uniscono. Dirlo proprio fuori, nelle piazze, nei parchini. Nei, nei... E così, e, mh, dice proprio, dobbiamo trovare questa, questa madonnina. E perché quella che avevano in chiesa non, non si poteva prendere. Deve essere anche di un materiale preciso, di vetro resina, dovesse piovere, si bagna. Poi non si può togliere quella che è lì affissa nella chiesa antica. E insomma, questo... Qui si aprirebbe un'altra storia che praticamente eh, per eh, grazia, devo dirlo, insomma, risaputo, di Santa Gemma Calgani per la sua intercessione ci è giunta eh, questa Madonnina dopo varie peripezie proprio il primo di maggio alla stazione d'Arezzo, questa bella statua della Madonna con le braccia aperte. E abbiamo iniziato quel, quel mese di maggio eh, a recitare il rosario fuori all'aperto. Alcune sere eravamo anche 120-140 persone, per esempio nel posteggio della PAM era un, pu un punto che tuttora è mantenuto. Tutte le sere, quel mese del 2005, eh, tutte le sere, dal primo al 31, siamo usciti con le chitarre, con i lumini, con i fiori, con la torcia per illuminare la Madonna, con le chitarre, con i tappeti, con le sedie. E tutte le sere abbiamo, siamo riusciti, insomma, dopo chiaramente per poter mantenere questa cosa, perché insomma un mese intero è, fu impegnativo, non abbiamo appunto solo la parrocchia ma anche la famiglia e tante cose, e tuttora nel mese di maggio manteniamo tre uscite serali alle 21 in vari punti della parrocchia fuori all'aperto. E quindi vivere anche diciamo, in, questo, in questa modalità conviviale eh, la fede eh, è sicuramente un'esperienza che, che tocca chiunque eh, da vicino. Avete visto magari anche crescere eh, bambini, ma anche adulti crescere nella fede insieme e, ed è migliore, non è vero? I ragazzi sono cresciuti pregando. Io. Casa mia si pregava, però ecco, il rosario in casa non si diceva insieme. E, mh, spero che questa cosa rimanga in loro, eh, anche perché cioè, noi preghiamo perché eh, cioè, ce lo chiede anche il Signore, la Madonna, cioè, il rosario non è un'invenzione umana, fu dato a, dalla Madonna nel, nel, nel 1200 e Rotti a San Domenico che era... A Parigi, in Francia, c'era un grande ateismo e lui non sapeva cosa fare, la Madonna, e quindi c'è una storia dietro. Quindi noi ci può sembrare anche una preghiera. A volte io me lo sono chiesta prima di iniziare, una preghiera diciamo, ripetitiva, una preghiera, eh, ma il rosario è voluto da, dal cielo. Non è una, una, quindi sapere che tramite il rosario, tramite la preghiera eh, mariana, e eh, poi questa preghiera va a, a aiutare varie situazioni, va nel mondo, si unisce a tanti altre rosari che vengono detti nel mondo. Questa è la comunione anche dei santi, insomma, quindi tutti insieme ci sentiamo legati qui, anche se siamo dentro questa stanza, a tutto il resto della cristianità che prega. E spero appunto che questo, questo segno che, che comunque ci forma, ci, 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 ci plasma, perché la preghiera poi fa delle cose che noi non, non sappiamo esattamente che non potremmo fare. Quindi noi ci affidiamo, pur rimanendo sempre i soliti. E purtroppo, insomma, indegni peccatori, però ci affidiamo anche perché la Madonna, poi a me ci Io sono devota, e chiede appunto di recitare questa preghiera per la pace nelle famiglie, per i figli, per i giovani, per il mondo, per, per qualsiasi esigenza. E noi ci fidiamo di lei, ecco. Quindi, questo era l'intento. Quanti anni sono che partecipa a questa bella iniziativa della parrocchia di Santa Croce e sostanzialmente qual è l'importanza anche per lei di recitare la preghiera del Rosario? Eh, sono dieci anni più o meno dall'inizio, da quando è, è nata questa iniziativa e ci siamo uniti anche noi perché recitiamo anche noi in famiglia il Rosario, però. Così in comunità naturalmente ha un significato, una valenza diversa anche per noi, acquistiamo anche sicurezza nella nostra preghiera, sia personale che in famiglia. La preghiera comune è importantissima, l'ha detto Gesù, dove due o più di voi sono riuniti nel mio nome e sono in mezzo a voi. La preghiera del Rosario ha una valenza particolare, affonda nella tradizione della Chiesa, preghiera mariana per eccellenza. Preghiera che ci piace fondamentalmente in famiglia e la recitiamo volentieri anche con gli altri amici. È bello per te stare qui tutti insieme con ragazzi come te o i genitori adulti a recitare il rosario? Sì. E da quanto tempo vieni qua a recitare il rosario? Da quando ero nel pancione di mia madre, quindi tutta la vita. Per lei portare insomma, suo figlio qua con questa bella iniziativa, farlo crescere nel, eh, nelle preghiere così fondamentali per la cristianità è una bella iniziativa anche proprio per riunire la famiglia. Sì, è una buona occasione. Ci ritroviamo con altre famiglie una volta alla settimana di solito e quindi insomma è anche poco po' impegnativo. Oh. Diventa un buon momento per stare insieme e per pregare. Eh, qual è l'importanza di partecipare a questo tipo di iniziativa anche per te che sei comunque un giovane e prendere parte a questi momenti in cui si prega insieme e si sta insieme? Comunque è, imp è importante perché è un luogo dove ci si trova con gli amici qui de del quartiere, è anche con un momento di preghiera che, per, che molto spesso nella giornata non si trova un momento per pensare a Dio. E un'occasione giusta, importante, durante la settimana, e comunque sempre col sorriso, sempre ben disposti, non, nessuno ci obbliga a essere qui, ma si fa con il cuore. Ecco. I benefici si sentono dopo che questa pratica viene, viene utilizzata, no? eh, io lo dico da molti anni, grazie alla diciamo, segnalazione di un'amica che mi ha introdotto a questa pratica perché io non la conoscevo, e poi la bellezza è prima di tutto... Il legame che si crea tra le persone che insieme, diciamo, fanno questa cosa. E poi anche be benefici a livello personale, serenità in famiglia, cioè se tu sei più serena, anche le persone che vivono con te riescono più facilmente a relazionarsi serenamente con te, no? Questa è una cosa molto bella perché nasce innanzitutto spontaneamente tra fedeli comuni e quindi. Il sacerdote appunto viene ogni tanto per, per incoraggiare questa cosa, ma viene fatto sistematicamente. Questa è una bella cosa perché è un, è un momento di amicizia, di, di fede, di preghiera, vissuto al di fuori della chiesa, quindi la vita domestica, e quindi è una, una testimonianza bella. Eh, questa. Non solo qui, ma anche in altri punti, specialmente nel mese di maggio viene fatto questo rosario. E anche la meditazione quindi, di, del rosario, come ci dicevano sempre i suoi parrocchiani, eh, loro provano eh, nella loro pelle i benefici anche di, di, di questa eh, comunione eh, spirituale eh, anche con appunto, gli altri fedeli? Sì, sicuramente. Eh, hanno un beneficio per la loro vita innanzitutto e poi anche per, per la parrocchia perché sono un, un segno, un seme di, di testimonianza bello, ecco, anche se semplice, ma d'altronde oggigiorno se penso che eh, il, il cristianesimo si può rinnovare, anche, si può anche ri, riannunciare attraverso queste forme così semplici. Mm -hmm. Bene, rieccoci insieme cari amici con Vangelo Giovane. Abbiamo seguito un, un, un programma del, di Tele San Domenico che ci ha raccontato eh, questo, questa esperienza di preghiera in famiglia. Ecco, Don Nazareno, il rosario in famiglia. Quanto è importante ah, eh, sì, mettersi sì. attorno, ma anche attraverso Telepadre Pio. Eh. Ecco, diciamo insieme. che Telepadre Pio è una buona scuola di preghiera. Uh, ci sono anche tante altre tv che fanno anche questo servizio la stessa Tele San Domenico uh, sono scuola queste diciamo che i mezzi di comunicazione come le tv a orientamento e ispirazione cristiana danno tanto, anche le radio a certo. dire il vero uh, sarebbe bello se ogni famiglia prendesse, decidesse qual è il giorno della settimana in cui ritrovarsi insieme non solo per mangiare ma anche per pregare il rosario le famiglie tanto spesso non si ritrovano nemmeno per il pranzo uh -huh. o per, e, e, e qualche volta, magari, forse qualcosa in più per la cena. Ma sarebbe bello se delle famiglie che si stanno avvicinando al Signore anche attraverso la Madonna. Ho sentito famiglie che, grazie anche a dei pellegrinaggi nei santuari mariani, hanno riscoperto il gusto della preghiera del Rosario. Ecco, non perdete questa possibilità, soprattutto quando i figli sono più piccoli, perché questo è l'errore: ah, quando diventeranno grandi? No, no, bisogna iniziare da piccoli. E quando diventano eh, grandi poi faranno le loro scelte, magari eh, si allontaneranno e poi ritorneranno, eh, però è importante che siano i genitori che diano questo esempio, soprattutto se sono genitori che vivono insieme e unitamente questa esperienza di vita spirituale. Quando è un genitore solo capisco che diventa un po' più difficile. Ci sono realtà, soprattutto quelle del sud Italia, in cui davvero la, la fede... Cristiana è molto appannaggio delle donne, delle mamme, poco dei padri, eh, un po' i padri diciamo eh, sono magari più distanti. Eh, io invece dico che proprio riscoprire la preghiera del Santo Rosario come preghiera, innanzitutto, è una preghiera fortemente carismatica, quindi una preghiera davvero ricca eh, di tutta la spiritualità cristiana, eh, di tutta la spiritualità quindi eh, cristiana, orientata quindi a Cristo per mezzo dello Spirito e eh, arrivando poi appunto a Dio Padre. E la Madonna che, è, possiamo dire, le, che rappresenta e incarna la vera donna che, eh, che, come madre di Dio, oltre che madre di Gesù, ecco, porta queste preghiere. E, e poi magari ecco, fare ogni settimana, io consiglio così: fare un un rosario alla settimana insieme, magari aiutate anche dai dei librettini che possono uh -huh. favorire, poi si trova anche tanto materiale su internet, su internet. e poi magari ecco, leggere insieme un brano del Vangelo e portare un diario, fare un diario, non so, oggi eh, 26 eh, gennaio. gennaio 2015 alle ore 20 eravamo eh, io, la moglie, non so, piuttosto che il marito, i figli, eccetera, abbiamo pregato il rosario. E abbiamo anche letto questo Vangelo. Dopo questo Vangelo, ecco fare delle preghiere spontanee e chiudere con un segno di croce. In tutto si impiega mezz'ora, però, questo può dare il senso di quello che si fa, lasciare anche memoria della preghiera, traccia nella vita di quella famiglia di quella preghiera. Dopo tanti anni, andare a rivedere. Queste cose può dare senso soprattutto ai figli che magari nel corso della vita possono essersi allontanati, aver conosciuto altre culture, altre situazioni ed essersi diciamo, un pochino distaccati da quello che invece era l'esperienza eh, che era stata seminata nei propri cuori, nella propria famiglia. Ecco, nella tua esperienza di, di sacerdote ci saranno state anche dei, dei, delle famiglie in cui eh, a volte sono i genitori che mh, si distaccano. E quindi i figli cercano eh, sì. di riportare, anche se sì. la percentuale è più bassa. Ma diciamo che ultimamente ci sono giovani che sono molto attenti al problema religioso, giovani che fanno esperienze che i genitori non fanno. Vivono esperienze di vita comunitaria oppure esperienze di, eh, particolari, non so, la marcia per la pace, uh -huh. piuttosto che l'incontro con eh, la persona che magari ha un'esperienza da raccontare, ecco, che vivono maggiormente la vita dell'oratorio, della parrocchia, eccetera. E questo spesso crea questa sorta di eh, calamita anche nei confronti dei genitori. In rari casi, ma comunque anche presenti, ho incontrato anche purtroppo genitori che hanno ostacolato la crescita di fede dei propri figli per la paura di perderli come sacerdoti e come suore, cosa incredibile che dice apertamente la mancanza di fede perché la vocazione è una chiamata del Signore che non, non fa attraverso i metodi ordinari e non è che perché uno si avvicina al Signore e vuol dire che è prete, vuol dire che è suora. Quelle sono chiamate. Particolari che il Signore fa in altri modi, magari nei modi più, più strani e più assurdi, come ho letto recentemente di un, di un giovane che è diventato prete, essendo stato lui stesso spacciatore di droghe. Un'esperienza che ho posto anche postato anche su Vangelo Giovane Facebook. Allora ricordiamo anche che avete sempre a disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica vangelo giovane oppure il nostro numero di telefono che potete utilizzare anche nei prossimi giorni. Oggi siamo ehm, in registrazione, ma anche il nostro numero di Whatsapp 380 24 18 311 così come potete cari amici andare come ha ricordato Don Nazareno sul nostro, ehm, sulla nostra pagina bacheca di Vangelo Giovane facebook.com slash allora eh, ecco tu già abbiamo giusto qualche altro minuto a disposizione per fare un'esperienza forte di preghiera eh, sì eh, bisogna andare in parrocchia bisogna Uh, bisogna frequentare e quindi continuare ad essere insieme al proprio gruppo, al proprio parroco, uh, ma partire un po' dalla propria famiglia. Partire dalla, dalla propria famiglia, ricercare la guida del proprio pastore che ha il dovere di guidare la famiglia, ma ha un dovere su richiesta, cioè nel senso nella libertà. Se una famiglia chiede al proprio pastore di essere guidata. Allora il pastore non potrà mai dire di no, ma se la famiglia non lo chiede, il pastore non va a, a, a chiedere, non, non è obbligato. Insomma, voglio dire, andate a chiedere ai vostri pastori di essere guidati come famiglia a diventare una famiglia cristiana, con la preghiera anche in famiglia. Quindi diciamo pastore e famiglia insieme, il pastore darà le indicazioni, la famiglia le deve applicare, le potrà applicare. E poi ecco, là dove è possibile creare nelle proprie comunità parrocchiali, le, dei gruppi familiari mm. eh, alcuni sono già privilegiati per esempio penso a delle comunità eh, carismatiche piuttosto appunto a delle comunità del cammino ecumenale o delle comunità per esempio di focolari mm -hmm. e, a, mh, e altre un po' meno eh, laddove invece magari ecco si può comunque tentare una via di comunità la famiglia che si ritrovi con qualche altra famiglia di tanto in tanto con la guida del parroco ecco, potrà rafforzare meglio quelle dinamiche che magari ecco, avvengono durante la crescita di vita cristiana, perché si è cristiani singolarmente come persone, ma si è cristiani anche in quanto famiglia. A volte ci sono nelle famiglie dei singoli cristiani, ma non c'è una famiglia. Davvero cristiana, è il paradosso, ma noi su questi paradossi possiamo lavorare, sapendo che il Signore ci dà mille eh, fantasie e eh, 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 lo Spirito Santo inventa mille strade nuove per poter eh, davvero ricondurre tutti a, alla salvezza, che è una cosa bellissima, che la famiglia che prega poi non è una famiglia intimista o chiusa, ma è una famiglia aperta. Aperta all'accoglienza, aperta davvero a, a quello che è il Cristo, eh, perché se si prega, Cristo abita sempre di più in noi e quindi si inizia a vedere la realtà con gli occhi di Cristo e quindi a non escludere nessuno, anzi a essere molto accogliente anche nei confronti di chi non crede. Bene, Don Nazareno, termina qui il nostro appuntamento e su questa puntata speciale dedicata alla preghiera e alla famiglia, una. Mh, un argomento che sicuramente riprenderemo, ricordandovi che Vangelo Giovane torna lunedì prossimo, mentre domani ehm, in replica. replica vi accompagneremo durante la vostra, la vostra prima mattinata con e parte poi più anche TV YouTube youtube.com. pare YouTube eh. uh, youtubecom dove potrete rivedere c'è una playlist che del Vangelo giovane tutte le puntate potete rivederle e farvi due risate eh, di quando Don Nazareno <ride> e Francesca erano più giovani erano più, giovani più magri, io sicuramente tanti chi li fa. <ride> <ride> bene, grazie Don Nazareno, grazie è per stato, la tua disponibilità. È stato un piacere di A nuovo, lunedì. grazie.